Bentornati nel mio canale, oggi un video di mi preparo con voi, ne approfitto per fare qualche chiacchierina e vi dico già da adesso che non vedrete un trucco chissà che cosa, perché comunque è lunedì, non devo fare niente di particolare e ne approfitto per farvi vedere il make up che sto facendo ultimamente per tutti i giorni. Non è veramente nulla di che. Allora, inizio applicando un ombretto color carne, color crema sotto l'arcata sopraccigliare, come faccio sempre, e come sapete ho finito il mio 22 di Essence che ieri ho ricomprato. Tra l'altro vi volevo dire che sotto ho messo il Painterly che ho preso ieri alla MAC a Firenze, che finalmente ho trovato insieme al pennello 217, e sulla palpebra mobile ho messo, cioè sto mettendo e fissa il 660 Ice White Open di Catrice, che è questo color carne, e quindi ho messo il Paint Pot di MAC sotto. E questo, più che essere un video per farvi vedere il trucco, è più per approfittarne, insomma, per fare due chiacchiere. E il Paint Pot l'ho applicato un'ora fa o 2 ore fa perché ero curiosa e l'ho subito provato e ha una texture fantastica. Praticamente me ne sono già innamorata. Per la piega dell'occhio uso Limit della Naked 3, della quale vi dovrei fare una review, e questo Limit è uno dei colori più carini della palette, anche se può sembrare banale, è un colore di qualità veramente alta, perché si sfuma in un attimo ed è un marroncino rosato, ma non troppo, veramente carino. Mi piace davvero tanto. Questo weekend ho fatto tanti acquisti, insomma, ho comprato qualcosina e nei prossimi giorni, insomma, domani, appena riesco, mercoledì, che ora sono un attimino impegnata, come sapete, e vi giro anche il video haul. Ora sto ridefinendo le sopracciglia con la matita di Catrice. Ah, e una ragazza mi aveva scritto che la matita 020 l'avevano tolta dal commercio, mentre nello stand Catrice ieri alla Coin di Firenze c'era ancora, quindi insomma non l'hanno tolta, non è uno di quei prodotti che è andato in... insomma, che sono andati a scomparire, ma c'è ancora, quindi insomma, se avete bisogno della 020 c'è ancora. Hanno soltanto aggiunto la 040, quindi adesso ci sono ben 4 colorazioni. Ora, molto semplicemente, con un pennello angolato, questo qua è di Essence, me ne sono ripreso un altro ieri, io ce l'avevo con le setole blu, questo è con le setole fucsia, quindi è più bellino. Prendo dalla palettina che mi piace tanto della Kiko il color marrone, come vedete appunto questi due colori li ho scavati tantissimo, e di solito ultimamente stavo utilizzando sempre questo color crema qua, che è un po' più giallino, un po' più giallo rispetto a questo della Catrice, però questo di Catrice mi serve per portarlo in giro, intendo tipo anche a Sorrento. Ora il prossimo weekend scendiamo e forse vedo Giovanna che viene a Sorrento, perché dobbiamo scegliere le fedi, le prendiamo, cioè scegliere più o meno abbiamo capito che cosa ci potrebbe piacere, manca da, insomma, da comprarle, da prenderle, e poi Nello deve cercare il vestito, le scarpe, la camicia, la cravatta, eccetera eccetera, perché gli manca tutto a lui. Io, a parte l'intimo, sono abbastanza pronta. Trovate le scarpe? Ho trovato le scarpe, mi sa che ve l'avevo già detto, sì. Ma ne sono talmente tanto contenta che ve lo ridico. Faccio una sottospecie di riga di eyeliner con questo ombretto marrone scuro e basta. Questo veramente è il trucco più banale del mondo. Mi sono sporcata prima. Poi domani ho l'ennesima visita dal dentista, perché praticamente mi sta facendo andare una volta a settimana, perché dice che i tempi si stanno iniziando a stringere e mi vuole vedere tutte le settimane. La situazione ora è questa. Sopra, come vi dicevo, è tutto perfetto, e sotto anche quasi. Manca leggermente da chiudere questo spazzettino, però
insomma, ci si dovrebbe essere abbastanza. Solo che comunque è un impegno anche andare una volta a settimana là, riuscire a conciliare tutto, corso prematrimoniale, che tra l'altro noi il corso prematrimoniale lo stiamo facendo in via privata con il sacerdote della mia parrocchia e non di venerdì sera insieme a tutti gli altri, perché comunque Nello lavora fino a tardi e non è che può prendere ferie per fare il corso prematrimoniale. Loro lo fanno di venerdì perché magari pensano che sia un giorno che può andare bene a tutti, ma per esempio per noi non è così. Ok, questo è il trucco degli occhi, come vedete, di una banalità imbarazzante, però è quello che mi sta piacendo di più ultimamente. Ora applico un misto di questi due prodotti, che uno è l'Healthy Mix Foundation, questo qua nella colorazione numero 52 vaniglia, che è una tonalità un po' giallina chiara, e un po' di questa crema colorata di Elf della linea Studio, che è nella tonalità nude, e ora lo vedrete anche dall'applicazione, sembra un po' più arancione, però sono tutte e due un po' gialline, eh? Si vanno ad adattare bene all'incarnato, però io faccio così e ultimamente, insomma, questa è la base che io sto facendo. Questo fondotinta di l'Healthy Mix, questo qua di Bourjois, che tra l'altro c'è in varie varianti, col tappo nero, insomma, con varie varianti anche di tappo, perché il mio tappo è questo qua, l'ho visto col tappo tutto rosso, insomma, ne ho viste di diverse specie. Copre pochissimo, è veramente leggero, leggero, leggero e per tutti i giorni va alla grande. Lo sto stendendo sempre con il pennello, questo qua, l'Expert Face di Real Techniques. E insomma, come potete vedere, il risultato che dà alla fine è una coprenza giusta, abbastanza illuminante. Sopra sta crollando il palazzo. Se sentite dei rumori, appunto, sono quelli del piano di sopra. Metto anche un goccino di correttore e utilizzo il Maximum Coverage Concealer di sempre di Elf, e penso sia, sì, sempre la tonalità nude. Questo correttore è molto carino perché ha una texture liquida, come potete vedere, confortevole, mi piace veramente tanto. Me lo vorrei prendere anche in una tonalità un po' più scura per l'estate, perché è veramente carino, carino, carino. Per le guance invece faccio così, applico questo blush che dall'ultima volta che ve l'ho fatto vedere c'ha un bel buco, lo utilizzo praticamente tutti i giorni e lo applico come base per far durare più il blush poi dopo in polvere. Lo metto prima della cipria perché ho sempre il terrore che, insomma, dopo faccia si raggrumi, insomma, non l'ho quasi mai provato sopra la cipria perché mi piace metterlo a contatto, cioè, insomma, prima di mettere la polvere insieme a tutti i prodotti cremosi che utilizzo. E questo qua è della collezione Guerilla Gardening, veramente bellino bellino, che questo fa parte dei vari blush che vorrei smaltire. E nonostante ci sia questo bel bucone, lo finirò penso tra 3 mesi se tutto va bene. E come cipria prendo questa qua della Rimmel, la Stay Matte, la mia è nella tonalità 005 Silky Beige, e come vedete c'ha il buco perché questa l'avevo già utilizzata abbastanza verso novembre, dicembre, poi l'avevo accantonata perché volevo smaltire altre ciprie. È una cipria buona che mi piace tanto, io l'avevo avuta anche nella tonalità transparent, e questa l'ho presa da ASOS. Tenete in considerazione questo sito di ASOS perché fa un sacco di buone offerte, perché spesso la Rimmel la mette penso al 30, o il 20 o il 30, ma credo il 30% di sconto, e si fanno degli affari, perché tipo questa cipria l'ho pagata 3
No, io l'ho presa in negozio questa, altre ragazze l'hanno pagata 3 euro. Comunque, insomma, io ci avevo preso i rossetti, ci avevo preso una matita, un eyeliner con cui mi ci trovo bene, insomma, prezzi praticamente stracciati. E adesso, dato che appunto avete visto che ho finito il Candid Coral di Elf, sto utilizzando per tutti i giorni, devo dire la verità, da quando mi è arrivato il pacchettino di Eleonora, sto utilizzando spessissimo il Pink Swan di MAC, cioè l'ho utilizzato quasi tutte le volte. Ora da oggi inizio a riutilizzare questo qua della Essence, che è il 50 Sweetheart. Questo qua che è molto molto carino, come vedete è già un pochino scavato perché sempre a dicembre, novembre, insomma, l'avevo utilizzato abbastanza, insomma, e mi piace tantissimo perché è un color rosa molto naturale, però che si vede, vedete, si vede già subito su e subito da questo colorito sano e ha un finish leggermente luminoso. Non so cosa si percepisca dalla videocamera, come vedete sono nella stanzina, ma un po' perché è giorno, un po' perché mi sono spostato le lampade dietro, ci si dovrebbe essere con una buona, insomma, luce. Penso che questo video rispetto ad altri che ho girato in questa stanzina sia migliore. E niente, ragazze, questo fondamentalmente è il trucco. Io di solito poi vado a sfumare bene il tutto. E ora, per ora sulle labbra non metto niente, metto semplicemente il burro cacao, questo qua della Vivi Verde, che meno male che ho comprato l'altro perché questo è terminato. Questo è un prodotto veramente molto valido e tra una mezz'oretta vado a pranzo, quindi è inutile, insomma, che faccio grandi cose. E per i capelli anche, no? Non vi faccio vedere niente. Ho ridefinito un po' i riccioli ieri, perché ho comprato un aggeggio, un ferro, e dopo averci dormito, vabbè, adesso sono tipo così, sembro una pazza, comunque insomma. E quindi nulla, ragazze, questi sono i capelli, ma tanto poi dopo vado in palestra e anche in piscina al lavoro, quindi oggi il giovedì per me è giornata lunghissima. E presto vi giro anche la mia hair care routine aggiornata perché in tantissime me l'avete chiesto e ho tanti prodotti di cui vi voglio parlare. Detto questo, vi faccio vedere lo smalto che non so se si vedrà, forse è meglio zoomare per mantenere una luce decente. Ed è un fucsia, un punto di fucsia, insomma, che mi piace tantissimo. E lo smalto è questo qua della Sephora, che ha un pennello veramente comodissimo, meraviglioso, l'ho steso, si stende benissimo, è di questi qua larghi, abbastanza piatti, comodissimi. E questo me l'ha regalato Betta, un bacione tesoro, e non so il numero, non c'è il numero, c'è scritto 2283C sotto ed è veramente bellino. E niente ragazze, questo è il video, mi rendo conto che insomma il trucco era veramente tanto semplice, però era una scusa insomma per farvi vedere ciò che compiccio ultimamente per tutti i giorni, per scambiare due parole con voi. Se riesco mi farebbe piacere farvi il video sul beauty che mi porterò a Sorrento per venerdì, sabato, per 4 notti, un weekend lungo diciamo, insomma. E se riesco e se vi fa piacere fatemelo sapere qua sotto nei commenti, io ve lo giro più che volentieri. E nulla ragazzi, detto questo vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video. Ciao ciao!